Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Oggi un panorama un po' diverso, siamo a Torino, dove tra poco avrò un incontro con la stampa per parlare di corse sostenibili, corse di plogging, di corsa raccogliendo i rifiuti. Tra l'altro mi dicono che c'è una mia intervista sul Corriere della Sera oggi, proprio su questo tema, sulla... come si chiama, la rivista insieme al magazine che esce il venerdì 7. Envy News di oggi è legata ai rifiuti ed è legata agli incendi dei rifiuti. Solo gli ultimi giorni, come avete visto nell'intestatina, un incendio ieri pomeriggio a Cambiago, un incendio qualche giorno fa, mercoledì scorso se ricordo bene, a 33 mezzi della ditta Tecra, una ditta del Salernitano che aveva vinto l'appalto per la raccolta rifiuti, raccolta e trasporto rifiuti a San Giovanni Rotondo, che guarda caso è una delle due ditte in gara per il rinnovo dell'appalto. E poi c'è stato l'incendio sulla Salaria a Roma Nord, e poi c'è stato un incendio a Forlì. Insomma, incendi che si ripetono. Qui sono di due tipi: uno è chiaramente malavitoso, meno stando anche già alle prime dichiarazioni degli inquirenti, incendio doloso con le recinzioni divelte e un fuoco che ha preso origine in diversi punti su questi mezzi. Non è la prima volta che questa ditta è oggetto di minacce di attacchi, aveva già ricevuto chiamiamoli avvertimenti con colpi d'arma da fuoco proprio contro dei mezzi, altri tre mezzi avevano già preso fuoco in passato, insomma. Gli altri invece sono incendi di depositi. Allora la riflessione che vi lascio, le riflessioni che vi lascio sono due. La prima è che i rifiuti ci danno fastidio, i rifiuti ce ne disfiamo tutti i giorni, quelli urbani, quelli speciali anche non direttamente, noi utilizziamo delle autovetture o utilizziamo dei manufatti che a loro volta producono rifiuti industriali e che vanno gestiti, e ci sembra una cosa apparentemente futile, tanto che li chiamiamo rifiuti, ma in realtà evidentemente non è un avverbio a caso, cioè in modo evidente hanno un alto valore. Un valore commerciale, un valore, c'è un business, c'è un'attività lucrativa, spesse volte corretta, ma che attira gli interessi, perché altrimenti non si spiegherebbero, ci sono incendi dei campi di grano, dei depositi di grano, eppure il grano ci dà il pane. E invece ci sono gli incendi dei rifiuti, e quindi da un lato è un'attività con dei valori aggiunti e dei margini elevati, e questo fa sì che ci siano delle tensioni, degli interessi. C'è accanto a questi valori spesso dei valori nascosti, e cioè il lucro viene fatto perché si cercano delle vie più veloci, meno remunerative, che fanno sì che la malavita se ne interessi. Poi magari il trasporto rifiuti può essere usato per nascondere altro, e il combinato disposto di questo fa sì che appunto ci sia molto interesse della malavita attorno ai rifiuti. L'altro tema è che io credo che ci sia un impianto burocratico e di norme che vada rivisto. Vada rivisto nel senso che, non lo dico nel senso un po', diciamo, ricorrente politico, e cioè che chi viene deve cambiare, deve riformare, no, vada rivisto semplicemente che le norme ci sono e bisogna smettere di renderle sempre più complicate, ma bisogna al contrario far sì che le leggi che ci sono vengano rispettate. E chi si comporta bene venga premiato. Premiato significa agevolarlo nelle sue attività quotidiana, esattamente come
si cerca di aiutare chi si comporta bene dalle scuole a sul lavoro, in parte in modo economico, ma anche e soprattutto rendendogli facile la vita. Ecco, la stessa cosa bisogna fare con gli imprenditori seri, in Italia sono tantissimi, nel loro operato quotidiano, quando ha a che fare con i rifiuti, perché altrimenti, se le vie sono difficili, nelle vie difficili si inserisce la malavita. Se io devo buttare via una tonnellata di rifiuti e per buttarla via devo compilare tante carte, costa caro, ma soprattutto non so bene che cosa devo fare, e le vie sono molto tortuose, mi si presenta uno al cancello che suona la porta e mi dice: ah, lei ha una tonnellata di rifiuti da buttare via, guardi la via, a me non si preoccupi, qui ci sono tutte le carte a posto, firmi solo qui, faccio tutto io, e questa cosa mi costa uguale o addirittura a volte meno. Ecco, io firmo, lascio la tonnellata e non mi preoccupo, quella tonnellata molto probabilmente dopo qualche giorno brucia da qualche parte e non in un inceneritore che ci dà fastidio, ci preoccupa, ma almeno è controllato, ma in un mucchio per strada o in un capannone. Questa cosa è molto molto pericolosa e dannosa per l'economia e per la salute, quindi aiutateci a riflettere su questo tema e a porre l'attenzione su questo numero crescente di incendi. Grazie, ciao.